Sindaco, ci avviciniamo a giorni molto sentiti a Pollica perché ci avviciniamo appunto ai giorni dedicati alla memoria di Angelo Vassallo e in queste ultime ore è sorta una problematica, se così possiamo definirla, tra la Fondazione Vassallo e l'amministrazione comunale, con la Fondazione che ha accusato, comunque denunciato, la mancata risposta da parte dell'ente comunale alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della marcia in memoria di Angelo Vassallo. Vuole spiegare qual è la situazione reale? Ah, non c'è nessuna polemica, è come dire, un atteggiamento strumentale della Fondazione, in particolare del Presidente, che invece di preoccuparsi di organizzare e di comunicare in tempo debito le attività che vuole fare sul territorio, pretende, senza nemmeno essercene bisogno, una celerità della pubblica amministrazione che normalmente c'è e che assolutamente non si è mai, e dico mai, messa di traverso a qualsiasi iniziativa della Fondazione. Nel caso specifico, come ogni volta che la Fondazione ci chiede di celebrare delle attività in ricordo di Angelo Vassallo, in occasione della ricorrenza e non, sul territorio comunale, noi adottiamo una delibera di giunta quando è necessario. Quando è necessario significa, tenuto conto che l'accesso alla viabilità cittadina e alla sua regolamentazione è effettuata a inizio di stagione dal Comune di Pollica con una delibera di giunta, gli atti amministrativi ci dicono che dobbiamo adottare un'altra delibera di giunta per autorizzare legittimamente la fondazione. La richiesta ci è pervenuta il 9 di agosto, diciamo il periodo di Ferragosto per noi non è un periodo di ferie, ma di grande ed intenso lavoro. L'ultima giunta era stata tenuta il 3 agosto, abbiamo celebrato la giunta il 21, lunedì 21, alle 12, 12:30 mi pare che sia l'orario di giunta, la giunta nella quale abbiamo poi autorizzato la marcia alla Fondazione Angelo Vassallo, derogando alle norme che attualmente regola la circolazione nell'abitato di Acciaroli. Non è pervenuta al sottoscritto né al Comune di Pollica alcuna comunicazione né dal prefetto né dal questore né dal ministro né da un parlamentare, da nessuno. Sono pervenute in modo, come dire, improprio delle mail di sollecito da parte della Fondazione. Abbiamo, senza alcuna polemica, adottato l'atto necessario e abbiamo consentito alla Fondazione di celebrare il 2 settembre e non il 5 settembre, giorno dell'anniversario della morte di Angelo Vassallo, una marcia in memoria di Angelo. Mi pare abbastanza singolare, come dire, scegliere il primo sabato utile per ricordare l'anniversario di Angelo. Purtroppo Angelo è mancato a questa comunità, all'Italia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene il 5 di settembre. È bene tenere presente che le ricorrenze, la memoria va celebrata in modo serio, veritiero e corretto. Quindi evitiamo di scendere in bagarre inutili su polemiche inesistenti. Mi pare di capire che la Fondazione Angelo Vassallo e il suo presidente abbiano un po' completato e, come dire, consumato argomenti spesso poco utili alla ricerca della verità sulla morte di Angelo Vassallo. E mi sembra che si cerchi in qualsiasi momento una polemica inutile, sterile, che non porta beneficio né alla ricerca della verità né al benessere del territorio che stava così tanto a cuore ad Angelo Vassallo. Io mi preoccuperei più che altro, al posto loro, di rispettare il paesaggio, il patrimonio di questo territorio, evitando anche di cadere in inutili abusi che si commettono senza alcuna giustificazione.